Presidente Marsiglio, oggi a Napoli per presentare il ritiro della squadra di calcio del Napoli in Abruzzo, il quarto anno, un grande successo e grande entusiasmo. Tanto entusiasmo, c'è una forte richiesta da parte dei tifosi del Napoli, praticamente già c'è il tutto esaurito nelle principali strutture, quindi affrettatevi per visitare l'Abruzzo, metteremo a disposizione tutte le nostre bellezze, i nostri paesaggi, le nostre strutture per poter far vivere un'esperienza unica e fare una nuova occasione di crescita, di visibilità, di sviluppo economico per il nostro territorio, come è avvenuto in questi anni. Napoli Calcio peraltro ha aperto una strada, sono diverse le squadre, abbiamo dovuto anzi alcune respingerle perché la concomitanza impediva di poterle ospitare tutte quante. C'è quindi un grande potenziale di crescita anche in questo segmento. Io credo che l'Abruzzo nei prossimi anni affronterà anche questo tema di incrementare l'impiantistica sportiva, quella ricettiva, per poter essere ancora più ospitale, ancora più in grado di offrire questa esperienza a tutti quelli che lo vorranno. Avere a fianco Aurelio De Laurentiis è stata anche l'occasione per invitarlo a partecipare alle iniziative della futura Film Commission abruzzese. Certo, Aurelio De Laurentiis è anche un grande produttore cinematografico con la Film Auro, quindi noi stiamo realizzando la fondazione Film Commission. A luglio faremo anche un grande convegno in cui tutti gli attori protagonisti e tutti i soggetti che ruotano intorno al cinema, a cominciare dalle grandi case cinematografiche e dai grandi produttori, verranno chiamati in Abruzzo per discutere di questo, anche per permetterci di ascoltare i buoni consigli di chi questa esperienza l'ha fatta prima di noi e per fare in modo che la nostra Film Commission incontri al massimo livello l'interesse del mercato per portare produzioni nel nostro territorio.